stimolante, spirituale, entusiasmante, illuminante, introspettiva, una figata pazzesca, innovativo, rilassante, coinvolgente, che non so neanche se sono degli aggettivi, però sono le prime tre cose che mi sono venute in mente. Benissimo, lo consiglierei a chiunque. Negli ultimi 5 anni mi sono completamente dedicato a sviluppare Move Inside, che è la mia scuola di crescita personale attraverso il movimento, che è qualcosa di veramente unico nel suo genere. Essenzialmente quello che faccio, il mio lavoro di oggi, è fare il ricercatore e il praticante. Quindi vado alla ricerca delle migliori tecniche, dei metodi migliori, degli approcci migliori, sia in termini di cultura di movimento, di educazione al corpo da una parte, sia dal punto di vista della pratica interiore, che ti permette di raggiungere la miglior versione di te, che per me coincide con la versione più vera di te. Ecco, quello che ho fatto di unico, non ho inventato niente, ma la cosa che ho fatto di unico è unire assieme realmente in modo profondo queste due pratiche. Ed essenzialmente cosa faccio? Vado a filtrare tutto quello che funziona e lo condivido con i miei studenti attraverso la scuola. E gli studenti possono mettere le mani e praticare questi materiali venendo seguiti da un coach, che sono tutti i miei studenti nel lungo periodo, attraverso dei programmi 100% personalizzati che si svolgono a distanza grazie a una piattaforma di video, grazie a una serie di mille indicazioni, tutto quanto bello preciso. Tutto questo ha sempre funzionato in modo incredibilmente ottimo e continua ad evolversi anno dopo anno, ma mi sono reso conto circa un anno fa che mancava un pezzettino, la ciliegina sulla torta, ovvero presenza dal vivo. Non che non ci sia mai stata, io ho fatto il primo workshop che avevo 25 anni, ancora non sapevo neanche da che parte ero girato nel mondo e già mi trovavo a fare dei workshop, quindi è sempre stato qualcosa che mi è piaciuto fare. Ti dirò la verità, all'inizio mi cagavo anche abbastanza sotto, poi magari ti racconterò dopo cosa ho fatto per arrivare a godermi e adesso non veder l'ora di farli. Comunque nel 2024 abbiamo proposto per la prima volta un calendario fitto di eventi dal vivo per poter toccare le persone, per poterci abbracciare, baciarci, sorridere e crescere assieme. Quindi è stato qualcosa di veramente molto potente, sentivo che mi mancava un pezzettino e credo che l'unione tra l'allenamento a distanza con i vederci dal vivo periodicamente, con il potere del gruppo, crea veramente una magia assoluta. Quindi ecco perché il 2024 è stato un anno che ha segnato la rivoluzione all'interno del nostro mondo, dove abbiamo fatto una serie veramente grandi di eventi. È stato sicuramente anche molto faticoso sia organizzarli sia farli da un certo punto di vista, ma il ritorno è stato veramente potente e non vedo l'ora di continuare con l'anno prossimo. Diciamo che la scusa per la quale ho iniziato a tornare dal vivo di fronte alle persone, di fronte a tante persone, è stato il mio libro Corpo Intelligente, che se ancora non l'hai letto vai a vedere, vai a leggere, lo trovi su Amazon, si chiama appunto Corpo Intelligente. Comunque detto questo, la scusa è stata, ma in realtà è un'opportunità, quella di presentare il mio libro, che sostanzialmente ho fatto per la prima volta all'interno di un teatro a Rimini, ed è stato veramente emozionante perché di fatto uscivo di parecchio dalla mia zona di comfort. Perché puoi immaginare, da una parte fare un workshop attraverso gli esercizi, il movimento, dimostrarti con il corpo le cose, per me è qualcosa di naturale, qualcosa che ho fatto comunque da tanto tempo, che ormai mi viene facile. Mentre trovarmi su un palco di fronte comunque quasi a un centinaio di persone, a parlare con un microfono, vestito diciamo non bene ma non in tuta, era qualcosa di nuovo, e però me lo sono veramente goduto, è stato veramente figo. Per me il libro è semplicemente uno strumento molto potente per farti capire meglio qual è il mio lavoro. Sono 250 pagine dove vado in profondità della crescita personale attraverso il movimento, ed è stato un momento veramente emozionante dove ho raccontato un pochino come cosa succede all'interno del nostro percorso, qual è il potere dell'intelligenza del corpo, e poi in realtà è diventata una sorta di dibattito di domande e risposte, perché a me poi piace non stare su un piedistallo, anzi di fatto cerco di evitarlo il più possibile, ma veramente uno scambio di opinioni tra me e il pubblico, i ragazzi di Fluxo, che sono stati veramente magici e sono coloro che ci hanno ospitati in quel di Rimini. Quindi la presentazione del libro è un modo per vedere dal punto di vista teorico quali che sono i concetti pratici che poi vediamo all'interno dei workshop, che di solito si svolgono nel giro di 2-3 giorni minimo.
quando ho iniziato a pensare di voler fare un intero anno di eventi dal vivo, ho iniziato a dire, ok, come possiamo muoverci? Perché io cerco di creare delle relazioni nel lungo periodo, profonde. Quindi non mi piaceva l'idea di farmi invitare da qualche parte dove... oppure affittare un posto e andare a proporre il mio workshop. Così ho pensato, invio una mail, sento direttamente delle persone che mi sono vicine, che sono state miei studenti, che hanno studiato con noi, hanno praticato con noi e magari hanno il piacere di condividere questa esperienza. E così è stato, e la prima tappa è stata proprio a Rimini dai ragazzi di Fluxo, da Andrea e Manu, che sono stati veramente deliziosi, cioè non avrei potuto chiedere meglio, non avremmo potuto iniziare meglio questa avventura. La cosa figa è appunto il fatto che io e il team Move Insights veniamo ospitati da persone che credono nel nostro progetto, che l'hanno vissuto sulla loro pelle. Capisci che c'è proprio un gusto diverso, e le persone che partecipano al workshop questo lo sentono che c'è autenticità, c'è voglia anche di divertirsi, c'è voglia di stare in un luogo libero dal giudizio, dove tutti siamo orientati verso la stessa direzione, che è di fatto la libertà, vivere la vita a pieno utilizzando uno strumento che ritengo essere quello più potente, che è il movimento. Quindi la collaborazione con Fluxo è nata in questo modo, e sono sincero, non vedo l'ora di fare l'anno prossimo l'evento. Infatti siamo d'accordo anche per l'anno che viene di ripetere ancora meglio questa esperienza, e non vedo l'ora di vederti. Si può scegliere dove venire, e sicuramente la data a Rimini è quella più frizzante. Raga, siamo partiti alla grande con la prima session di sabato mattina, partiti con la parte dove ci si guarda un po' dentro. Poi abbiamo iniziato a muoverci, soprattutto la colonna, anzi stamattina solo la colonna, e poi vediamo cosa ci aspetta adesso. Direi fantastica, abbiamo fatto delle cose stupende e soprattutto le abbiamo fatte, cioè mi sono divertito, e poi è stata una progressione continua, tutto collegato verso la fine, che mi ha sorpreso molto. I nostri workshop sono un'esperienza unica, perché c'è un continuo rimbalzo tra la pratica di movimento e la pratica interna. Entrambe le due pratiche isolate, dal mio punto di vista, portano a miglioramento sicuramente, ma non a una trasformazione permanente, che è l'unica cosa alla quale ambisco io personalmente, e ovviamente cerco di traghettare i nostri studenti. Quindi quello che succede è un ambiente senza giudizio, un ambiente dove nello stesso evento ci sono pensionati e atleti professionisti e tutto quello che ci può stare in mezzo. Ho 70 anni. Primo impatto è stato alla meraviglia. Pensando prima, ma io ce la posso fare? E sì che ce la posso fare, perché no? Niente non è impossibile, anche a questa età. Dopo la meditazione avevo questa sensazione appunto di formicolio attorno al corpo, che mi dava molta più presenza dentro di me di qualsiasi altra cosa che ho sperimentato, provato, anche con la danza, con tutte le cose che ho comunque fatto nella mia vita. Cioè, io sono andato qua con l'aspettativa, e dicevano non ti preoccupare, sono tutti attempati, vedrai, troveremo tanti vecchietti come noi. Poi in realtà il gruppo è molto eterogeneo, però devo dire che c'è una naturalezza nel questo mondo del movimento, nel gruppo, nella magia che si è creata in questi due giorni, che almeno a me personalmente mi ha fatto sentire a mio agio, a prescindere dal fatto che c'era qualcuno che ci dava le capriole, chi invece magari come me è un pochino più impigionato. L'ho apprezzato molto. Forse questa è la cosa che ci rende più unici nel panorama italiano, cioè parlare un linguaggio che viene capito da veramente tutti. Non ho ancora capito bene perché, forse perché ti parlo così easy going, condividendoti però concetti che sono molto molto profondi. E quello che credo che serva per un evento, un percorso poi nel lungo periodo che ti
permetta di trasformarti e che ci sia divertimento, perché se vieni da me e ti rompi i coglioni perché ti rompi i coglioni a meditare, ti rompi i coglioni a fare meditazioni e non ti stai divertendo, durerai poco. Quindi secondo me il divertimento, il fatto che siamo tutti sullo stesso piano, tutti con lo stesso obiettivo, il potere del gruppo rende veramente questo percorso trasformativo. Quindi in primis l'evento è senza giudizio, aperto a tutti, anche se non hai esperienza, e possono partecipare veramente persone diverse tra di loro. E questo è interessante perché ti capiterà di condividere tanti lavori, perché la maggior parte dei lavori sono fatti in condivisione con un altro, e questo è un tema fondamentale. Ti capiterà di lavorare con persone completamente diverse e ognuna delle quali ti darà un input diverso per la tua crescita. E il fatto che la maggior parte dei lavori siano che guidi tu una persona e poi vieni guidato, ti fa capire uno molto di più quello che stai facendo tu. Quindi una volta che guidi una persona a fare una roba, quando poi la farai tu, avrai una dimensione del principio molto più ampia, molto più chiara. E il secondo punto, non meno importante, è che darti agli altri è la cosa più potente per crescere come persona. Il fatto che ci sia questo scambio continuo nei workshop è veramente molto molto importante. Ancora una volta, non sono io o il team e voi, ma siamo un gruppo che lavora assieme, è un laboratorio. Questo è veramente troppo troppo figo. Dopodiché di solito i workshop si svolgono su 2-3 giornate. Questo penso che sia importante per scendere bene in profondità. Fare 48 ore almeno con noi ti permette veramente di pigliare qualche schiaffo in faccia e tornare a casa che le cose cambiano veramente, piuttosto che fare insomma degli eventi più veloci. Quindi questo lo ritengo molto efficace. E di fatto facciamo delle pratiche che possono passare dallo sviluppare le capacità del corpo, come la forza, la flessibilità, la coordinazione. Tutto è fatto in modo progressivo, ognuno ha la sua indicazione personale in base a quello che ti puoi permettere di fare oggi. E poi pratiche interne, quindi dove andiamo a portare lo sguardo da fuori verso dentro, tornando ad attivare il corpo, a sentire bene il linguaggio e a sciogliere tutto quanto, in modo tale che puoi anche smettere di pensare. L'unione del diventare libero di muoverti, di poter smettere di pensare, crea qualcosa di magico. Succedono pianti, sorrisi, di tutto di più, ci abbracciamo, ci sentiamo vicini, siamo un gruppo e succede qualcosa di magico. Il resto, per quanto io ti possa raccontare con delle parole e con delle immagini, va provato, e ti aspetto ad uno dei prossimi workshop di questa stagione che sta per iniziare. Come diceva uno dei miei grandi insegnanti, walk the walk. Quindi cosa vuol dire? Cammina il tuo percorso, cammina il percorso che condividi con le persone. Questo è molto importante. Quello che condivido è esattamente quello che pratico e quello che mi ha aiutato personalmente. Per questo che rende tutto quanto più autentico il percorso, e non vedo l'ora di vedere te, di vedere cosa succede nel momento in cui ti sbrogli dai limiti del corpo, sciogli la mente e diventi quella meraviglia che già sei.